tutte le squadre hanno un punto debole, anche più di uno. Però io credo che alla fine i punti deboli li facciano affiorare i punti forti degli avversari, cioè i nostri. Ma dipende da quanto saremo bravi da quanto saranno bravi loro a chiuderci per darci la possibilità di ripartire. Nel senso che la priorità di questa squadra non è quella di chiudersi e di ripartire, perché non è nelle nostre corde. La priorità di questa squadra è quella di cercare di chiudere gli altri, sempre e comunque. E comunque provandoci, poi ovviamente di fronte ci sono squadre forti che non te lo consentono, e quindi se saremo bravi lo faremo, se saranno più bravi loro ci saranno i momenti della partita in cui dovrai difenderti per poi ripartire. Noi dobbiamo avere rispetto di tutti gli 11 e anche quelli che entrano del Cagliari, perché la nostra forza deve essere anche l'umiltà, non deve essere solo la convinzione di essere una squadra forte, ma anche quella del massimo rispetto degli avversari. Ma questo lo sappiamo benissimo, il Cagliari è una squadra forte, e diciamo che noi dobbiamo giocare sul fatto di voler dimostrare di non essere inferiore a questa squadra. Sapete meglio di me che le mie scelte più importanti in linea di massima saranno sempre fatte a centrocampo, perché è un centrocampo di grandissima qualità, fatto di tanti giocatori molto forti, con caratteristiche se vogliamo anche diverse, e a seconda anche delle partite ogni volta devo fare delle scelte importanti, perché inevitabilmente poi in panchina vanno a finire giocatori di qualità importanti. Però siccome il campionato è lungo e tutti avranno spazio, ce l'hanno avuto fino adesso tutti, quindi figuriamoci fino a fine campionato, io faccio le mie scelte sempre in base a quello che vedo in settimana e alle caratteristiche che penso che possono essere consone ad un certo tipo di partita. Quindi, ma vi posso garantire che fino a poche ore prima della gara non difficilmente decido. Ho voglia di vedere che tipo di partita faranno i ragazzi. Io sono convintissimo, conoscendoli, che faranno una grande partita dal punto di vista quantomeno mentale.